Nihil sub sole novum, diceva l'antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Questo impianto spinto, occhio alla conclusione, passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente, magnifico. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. E passano in vantaggio, sono partiti fortissimi. Sulla destra. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Allarga il gioco. Scatta verso il pallone. C'è spazio per calciare. Pogba. Felipe Melo. Salas. Può andare in rete. Dal tiro. Subito in doppio. Sono stati puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta. Il Venezia può gestire un comodo vantaggio di due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Valverde. Palla in avanti, verso il compagno. Chiude il triangolo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ecco Maradona. Occasione per il contropiede. Riceve il passaggio. La mette in avanti. Scodella in avanti. Errore qui, pallone sprecato. Un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato.
opta per il lancio lungo. Maradona ci mette, brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Felipe Melo. Posizione irregolare però. E fuori gioco. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Ora Salas. Salas. Decide di sfruttare la fascia. Può cercare il taglio in mezzo. Traversone verso il centro. Pogba. Felipe Melo. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Maradona. Ed ecco un'altra rimessa laterale. André Gomes. Payet. Ecco Maradona. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. E passa. Un tackle energico. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Coman dimostra di saper fare anche il difensore. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Prova con la palla lunga. Prova a giocarla in avanti. Non si è capito con il compagno. Felipe Melo. Pallone lungo in verticale. La mette sulla sinistra. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Si riparte dal 3-0. Sala, il Cagliari a calcio di punizione. Maradona. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Difesa ancora decisiva. Salas allarga il gioco sulle fasce. E prima tocco finisce qui. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati migliori. Il loro piano partita era perfetto, ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I tre gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. L'arbitro lo richiama in modo deciso, ancora una scorrettezza dimostrerà il cartellino. Bella parata di Ter Stegen. Il portiere ci arriva con la punta delle dita. Questa volta davvero esagerato.
molte speranze di segnare da lì. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Gioca una palla lunga. Salas. Pogba prova a spingere sulla corsia di destra. Lungo passaggio in avanti. Salas! Conclusione sul fondo. Scatta verso il pallone. Payet riceve in posizione interessante. C'è la palla lunga in avanti. Cercano l'azione veloce. E trova il compagno. Ottimo il fraseggio. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Pallone lungo in verticale. Palla di nuovo sotto il lungo. Attenzione! Bella palla di Ter Stegen. Cerca la profondità. Ecco un'occasione di contropiede. Va via di forza. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Payet. Un'altra azione in copertura. Prova a tirare. Non ha sfruttato bene questa opportunità. Danilo, il suo pallone è morbido. Mostrano un buon controllo del gioco. Lotta, ma perde l'equilibrio. Guadagna metri. Tenta di allontanare il pallone. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Prova a scavalcare l'avversario con una palla lunga. Danilo scodella il cross, pronto al tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. Il Cagliari si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Riceve in Maradona! Parata di Buffon! È stato fantastico con questa parata. Quando riesci a controllare il pallone così, ti si semplifica la giocata. È chiaro che poi bisogna calciare meglio. Sulla fascia, in profondità. Si libera la grande. Contrasto rischioso. Gioca con un pallone lungo. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Ecco Cuadrado. Maradona. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Il portiere la spedisce su. Passaggio sulla destra.
se ne va. Passaggio intercettato. Felipe Melo. Maradona. Maradona ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Pallone alto nello spazio, ecco Cuadrado. Alza la palla in profondità verso un compagno. La sua palla interrompe l'azione. Pogba. Tocco morbido. Scatta verso il pallone. Dunque, rimessa laterale. Felipe Melo. Felipe Melo. Prova a prolungare. Valverde. Cerca l'uomo là davanti. Valverde non riesce a servire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Scatta verso il pallone. E passa. Arriva il cross di Cuadrado. C'è tiro. Giusto al momento giusto. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Ormai sembra una partitella da Lionel. Rabiot prova a passare con un pallone profondo. Bella parata di Ter Stegen. Avanza l'azione, il lancio lungo. È arrivato il segnale di chiusura della gara. Prestazione offensiva. Hanno messo in enorme difficoltà i difensori avversari. Questo per loro è un giorno di festa. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Sono andati in rete alla prima occasione dell'incontro, però cominciare bene è un meglio. PlayStation.